Blitz dei carabinieri del NIL nei cantieri per il raddoppio della statale 640. I controlli dell'Ispettorato del Lavoro hanno monitorato la regolarità contributiva degli operai e anche la sicurezza, spiccata in tutto quattro denunce particolari. Lavoratori quasi tutti in regola, ma con poche garanzie sulla sicurezza. È quanto emerge dall'ultimo blitz del nucleo dei carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Agrigento nei cantieri per il raddoppio della statale 640 nelle contrade Cannemaschi e Grotta Rossa tra Serra di Falco e Canicattì. L'operazione dei militari dell'Arma rientra nell'ambito della pianificazione dell'attività operativa finalizzata alla prevenzione degli infortuni e alla lotta al lavoro in nero. I carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro hanno evidenziato l'esistenza di gravi pericoli in materia di prevenzione degli infortuni, denunciando all'autorità giudiziaria i responsabili legali di quattro ditte, compresa la General Contractor e un coordinatore per la sicurezza. Le contravvenzioni ammontano a 6.000 euro. Nei cantieri sono stati trovati alcuni dipendenti a svolgere lavori edili in zone prospicienti il vuoto, privi di cintura di sicurezza. All'interno del cantiere in questione non è stata assicurata inoltre la viabilità dei mezzi e degli operai presenti. Nell'area di lavoro non c'era poi installata un'idonea recinzione per impedire l'accesso ai non addetti. Mancavano idonei impalcati per impedire la caduta di persone o cose dall'alto nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai 2 metri. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non ha provveduto alla verifica e alla conseguente contestazione delle violazioni riscontrate nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori edili, così come disposto dal piano di sicurezza e coordinamento. Infine, è stata verificata la posizione lavorativa di 20 operai, di cui una è risultata essere irregolare. È slitta il 10 novembre l'inaugurazione del primo tratto del raddoppio della statale 640 Agrigento-Caltanissetta. La data prevista era quella del 30 ottobre. Saranno 3 chilometri aperti al traffico, tutti in territorio di Favara. Per l'occasione arriveranno ad Agrigento il ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli, il presidente della regione Raffaele Lombardo, quello dell'ANAS Pietro Ciucci e il presidente della provincia Eugenio Dorsi. I poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato Lidia Pop, 42 anni, romena, domiciliata a Licata, pregiudicata. La donna è accusata di violenza, resistenza, minaccia ed oltraggio a pubblico ufficiale. La straniera, durante un servizio di controllo straordinario del territorio, è stata notata dai poliziotti mentre era intenta all'accattonaggio all'ingresso di un centro commerciale. All'atto dell'identificazione, la rumena ha minacciato e offeso gli agenti, aggredendoli poi con calci, pugni e colpendoli con la propria borsa. Lidia Pop è stata trattenuta presso la camera di sicurezza della questura di Agrigento in attesa del rito per direttissima. Un incendio le cui origini sono ancora da accertare ha danneggiato 3 autovetture parcheggiate all'interno di una proprietà privata di via Caratozzolo a San Leone. È accaduto intorno alle 2 della notte scorsa. Le fiamme hanno avvolto una Mercedes ed una Fiat Stilo di proprietà di un commerciante ed un Audi. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Sono in corso indagini dei poliziotti della sezione volanti. Nella zona non sono state trovate tracce di liquido infiammabile. Venerdì sera ha movimentato nella zona a valle del centro urbano di Agrigento, teatro di una rapina riuscita e di una seconda tentata in poco meno di 15 minuti. Il colpo intorno alle 19:50 in via Manzoni, ad agire un malvivente che ha fatto irruzione all'interno della farmacia. All'interno ha trovato i titolari, i dipendenti e alcuni clienti. A viso coperto da una calzamaglia ed una pistola in mano, ha intimato ai presenti di inginocchiarsi a terra. Poi si è fatto consegnare all'incasso giornaliero. Ha raffato il bottino e è uscito fuori, dove ad aspettarlo con molta probabilità vi era un complice a bordo di un ciclomotore. L'azione dei banditi è stata rapida e precisa. Poco più tardi, due, questa volta a viso scoperto, sono penetrati nella tabaccheria di via Petrarca, proprio di fronte al palazzetto dello sport Pippo Nicosia. Alla vista dei malviventi, il proprietario dell'esercizio commerciale si è messo a gridare, una reazione improvvisa che ha colto di sorpresa i rapinatori. Spaventati, questi sono risaliti in sella ad uno scooter e sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. È stato in visita alla tenenza di Canicattì questa mattina il comandante provinciale della Guardia di Finanza Vincenzo Raffo. L'incontro è avvenuto nell'ambito del giro di saluti che Raffo porterà alle tenenze della provincia prima del suo trasferimento a Palermo, che avverrà il prossimo 8 novembre. L'intervista. Poco meno di 10 giorni lei lascerà Agrigento, per questo motivo è in visita alle varie tenenze della provincia oggi qui a Canicattì. Una domanda forse retorica, una domanda risentita, che provincia lascia? La provincia rispetto a quando sono arrivato 5 anni fa
ha dato segni di qualche risveglio e questo è importante. Questi segnali li abbiamo colti tutti quanti noi delle istituzioni, abbiamo cercato di appoggiarli e farli crescere ancora di più affinché si possa sviluppare un movimento nuovo che svegli le coscienze dei cittadini agrigentini, che prendessero cognizione delle proprie capacità, delle proprie possibilità e potenzialità, perché qui ce ne sono tante. Qualcuno le ha anche dimostrate queste capacità, è riuscito a fare delle loro idee attività che hanno portato a sviluppo economico, creazione di posti di lavoro. Ce ne sarebbero tanti anche in giro, però forse o per paura o per incapacità di scommettere su se stessi, magari non riescono a svilupparle queste idee. Io inviterei tutti quanti a prendere, essere coraggiosi, a scommettere su loro stessi senza aspettare sostegni esterni, perché a volte si aspetta invano. Quindi credere su quello che si può fare, scommettere su se stessi, sviluppare le proprie idee per far crescere questo territorio nell'interesse anche di tutti i giovani, che sappiamo benissimo non hanno un futuro in questa terra e sono costretti a cercare realizzazioni altrove. Qui noi spendiamo tanto per formare i nostri giovani e poi altri ne avranno i benefici per sfruttare quelle che sono le loro capacità. È giusto che anche qui possano avere le opportunità per porre in essere tutte quelle che sono le capacità intellettive, materiali, manuali che possono venire fuori da tutte le ricchezze che noi abbiamo, no, nei nostri giovani. Il suo nuovo incarico non la porterà molto lontano, infatti lei sarà a Palermo, ma c'è qualcosa di Agrigento che porterà con sé? Ma è chiaro che quando si vive in un contesto per più anni e poi volente o nolente si vivono certe situazioni e quindi si viene permeate anche di queste problematiche. Quello che si porta dietro è la consapevolezza di aver cercato di fare il possibile per far migliorare questa terra e su questo sono cosciente di aver posto in essere ogni mia iniziativa, ogni mia possibile energia insieme ai miei collaboratori, che non finirò mai di ringraziare per la collaborazione che mi hanno dato e per veramente migliorare questo territorio. I carabinieri hanno arrestato il raffadalese Francesco Guarraci di 19 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione avvenuta all'interno di una sala giochi di Raffadale, il giovane è stato trovato in possesso di 16 dosi di hashish pronti per lo spaccio. 8 feriti libici sono giunti in Sicilia per essere curati, sono arrivati con una delegazione composta da rappresentanti dell'attuale governo transitorio, tra questi il governatore di Tripoli Abu Hajar e il capo dell'Assemblea Popolare di Tripoli Brahim Bakra nell'isola in occasione del forum della pesca mediterranea. 2 feriti saranno curati all'ospedale di Agrigento, 3 al civico di Palermo e 3 a Trapani. Alcuni hanno subito delle amputazioni degli arti, altri hanno problemi agli occhi. Ad accompagnarli il medico reumatologo Ali Assed, che la Sicilia la conosce bene visto che si è laureato a Catania. Acquisti pagati con assegni rubati e per questo motivo che la polizia di Porto Empedocle ha denunciato un 45enne. L'uomo infatti sarebbe riuscito a comprare abbigliamento firmato per un valore di oltre 3.000 euro e oro per un valore di circa 1.700 euro attraverso gli assegni provenienti da un blocchetto non suo. I commercianti si sono accorti della truffa al momento in cui sono andati in banca per scambiare titoli. I poliziotti sono anche riusciti a risalire al punto di rivendita dell'oro dove l'uomo aveva impegnato gli oggetti acquistati illecitamente. Durante una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti invece i capi di abbigliamento. Il giudice monocratico di Agrigento, Giuseppe Lupo, ha condannato Francesco Frattacci, 60enne empedoclino, a 8 mesi di reclusione. L'imputato era chiamato a rispondere del reato di tentata violenza privata ai danni di una donna di 35 anni. Secondo quanto denunciato dalla vittima, l'uomo avrebbe intrattenuto con essa una relazione sentimentale che ad un certo punto si interruppe. Non riuscendo a rassegnarsi, l'empedoclino avrebbe perseguitato la trentenne con telefonate pesanti.
Il sostituto procuratore Alessandro Aghema ha chiesto ai giudici del Tribunale di Caltanissetta che l'imprenditore nisseno Pietro Di Vincenzo venga condannato a 12 anni di reclusione per le accuse di estorsione, intestazione fittizia di beni e rigettazione di un fonogramma riservato dalla Guardia di Finanza. Dal giugno 2010 Di Vincenzo è detenuto al carcere Pagliarelli di Palermo con le accuse di aver estorto denaro ai suoi lavoratori, costringendoli a restituire parte delle somme indicate nelle buste paga. L'ex presidente dell'ANCI inoltre viene contestato di aver aperto dei libretti al portatore a nome di altri suoi lavoratori in banca per depositare il denaro che i dipendenti gli restituivano e creare così dei fondi neri. Di Vincenzo avrebbe pure, secondo la procura, ceduto fittiziamente il ramo della sua azienda che si occupava dello smaltimento dei rifiuti a Sirugo di Siracusa, uno stratagemma, secondo gli inquirenti, utile per evitare qualsiasi provvedimento di natura patrimoniale, anche se il controllo dell'attività, sempre secondo l'accusa, sarebbe rimasto comunque a Di Vincenzo. Tappa agrigentina del PAM, l'Assemblea parlamentare mediterranea, ieri sera nella città capoluogo, dopo una visita pomeridiana nella Valle dei Templi, il Teatro Pirandello ha ospitato il quarto meeting dell'organizzazione internazionale, firmata la dichiarazione che per il prossimo biennio individua Agrigento come sede di incontri internazionali per rafforzare i rapporti tra i paesi. Rivieraschi, l'intervista. Sindaco, Agrigento si conferma questa sera ombelico del Mediterraneo. Cosa si aspetta da questo incontro? Ma Agrigento realizza una grande ambizione all'interno di un contesto geopolitico mondiale, la centralità nel Mediterraneo come capitale. Agrigento è capitale di un paese che guarda sempre più a sud, guarda quanto sta succedendo al di là del Mediterraneo con i paesi della primavera africana, un contesto geopolitico mondiale in grande evoluzione rispetto al quale il ruolo della nostra città è un ruolo di grande rilevanza e di prospettiva. La nostra economia, secondo lei, è pronta ad interloquire con l'economia del Nord Africa? Ma io penso che abbiamo un ruolo che dobbiamo, è una sfida, una competizione rispetto alla quale dobbiamo giocarci le nostre carte per la Sicilia e per l'Italia intera. Una regione tipicamente mediterranea, questa è la Sicilia. La Sicilia è al centro del Mediterraneo, è depositaria delle civiltà prevalenti nel Mediterraneo, il più grande museo vivente delle civiltà prevalenti nel Mediterraneo e quindi il posto ideale dove tenere incontri di questo genere. Ricordavo all'amico Benedetto che 9-10 aprile del 2006, proprio per la stessa ragione, da Ministro della Difesa feci fare il vertice della NATO a Taormina. Viene assegnato questo totem della pace in tre città. Diciamo. La prima è stata Torino, dove alla presenza del capo dello Stato, Napolitano, è stato appunto assegnato, la seconda è Napoli che avverrà, e la terza città è Agrigento, proprio perché quello che sta avvenendo con la PAM e quant'altro sta determinando appunto questa possibilità. Avremo un incontro a Roma presso il Senato mi avvarrò del Grazie. Presidente per mettere in piedi quest'altra iniziativa. Nel frattempo il riconoscimento di Agrigento, città del dialogo e della pace, consentirà ad Agrigento di fare degli incontri di paesi del Mediterraneo per discutere, dialogare e creare condizioni che possano consegnare appunto buona volontà. Per la PAM questa è una visita molto importante e interessante in questa zona storica. Presentiamo dei paesi del Mediterraneo, della sponda sud e nord. E anche nella storia questa zona ha rappresentato una culla del Mediterraneo. Nell'ambito della PAM i rapporti tra me e il mio collega palestinese, tra le due delegazioni, sono ottimi. Il problema è che il collega non rappresenta l'autorità palestinese, quindi a volte esprime delle sue opinioni e sono al di fuori di quella che è la politica dell'autorità palestinese e questo crea un problema. Nel difficile contesto del dissesto idrogeologico nazionale, le problematiche della Sicilia assumono una rilevanza notevole. Sono ben 270 comuni in cui sono presenti aree esposte al rischio di frane ed alluvioni. Secondo il report redatto dal Ministero dell'Ambiente e dall'Unione delle Province Italiane nel 2003, praticamente 7 su 10 sono le province di Messina e Caltanissetta ad avere la percentuale più alta di comuni a rischio idrogeologico, rispettivamente l'86 e l'84%.
È stato firmato dal Presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo il decreto per l'ammodernamento della strada statale Agrigento-Palermo. L'atto è stato presentato dal Presidente della Provincia di Agrigento Eugenio D'Orsi al termine del Consiglio Provinciale Straordinario convocato ieri sera proprio sulla famigerata strada della morte. La riunione era allargata ad altre autorità. L'intervista. Senatore, stasera la sua presenza conferma che è un problema spinoso quello della statale 189. Sì, veramente, perché ci sono state molte pressioni, quella strada è molto pericolosa, quindi si dovrà fare di tutto per risolvere il problema. Io sono proprio venuta per dare il mio sostegno, il mio appoggio e se è possibile fare qualche piccolo intervento. Perché fino ad ora, dopo tanti morti su quell'arteria, non si riescono a stanziare dei fondi? Purtroppo sappiamo benissimo la situazione della nostra bellissima terra, finora non è stata gestita come si deve, ma io confido molto nell'azione di tutti i politici che sono nella zona, che ci occupiamo un po' di più del nostro territorio, quindi iniziamo, non pensiamo al passato, ma iniziamo per un ottimo futuro. Sindaco, il comune di Casteltermini qualche settimana fa ha pianto l'ultima vittima della 189, cosa si deve fare adesso? Ci siamo mobilitati, abbiamo fatto un incontro dei comuni interessati dal bacino della strada alle 189 e 121, è stata una riunione dove noi abbiamo preso coscienza che è un problema che finalmente si deve attenzionare. Non possiamo protestare ogni volta che c'è una vittima, ma adesso è arrivato il momento di fare un'azione organica fino a quando non avremo risposte certe. E allora i sindaci dei comuni che si sono riuniti hanno deciso, si sono determinati di procedere a un'occupazione simbolica della 189, lo faremo probabilmente entro il mese di novembre e successivamente chiederemo l'apertura di un tavolo di concertazione col governo della regione e con l'ANAS. Insomma, vogliamo risposte certe, non più chiacchiere. Lo dobbiamo non solo per la nostra popolazione, ma lo dobbiamo anche ad onore della memoria dei tanti caduti. Presidente, cosa spera esca fuori da questo Consiglio Provinciale straordinario per la 189? Il Consiglio Provinciale praticamente sta attuando quelle che sono le proprie prerogative, cioè lo di stimolo alla politica di attivarsi per questa importante arteria, per questa importante strada, però noi amministrazione siamo molto più avanti perché abbiamo già il decreto in mano, lo diremo a fine consiglio, prima li facciamo parlare e poi usciamo fuori le nostre carte, perché di fatto proprio stamattina il Presidente Lombardo ha firmato il decreto che nasceva su una nostra richiesta e che il nucleo di valutazione ha praticamente dato parere favorevole al progetto di fattibilità, allo studio di fattibilità per l'ammodernamento della 189. Oggi ci divertiamo e dopodiché diremo come stanno le cose effettivamente. Già questo è partito da un accordo di programma che abbiamo fatto un anno fa con il Presidente della Provincia di Palermo insieme al Direttore dell'ANAS. Noi ci occuperemo della parte che riguarda Agrigento, l'Ercarafriddi. Dall'Ercarafriddi a Palermo ci penserà il Presidente della Provincia di Palermo. Quindi una cosa abbastanza avviata. Stamattina c'è stato proprio l'atto conclamativo da parte del Presidente della Regione, che è documento che noi usciremo solo dopo la fine del Consiglio Provinciale. I governatori di Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia hanno chiesto un incontro urgente con il Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione, Raffaele Fitto, per avere elementi di chiarezza sugli indirizzi del governo, sui programmi comunitari in merito al destino dei fondi europei per il Sud. La riunione è prevista per giovedì 3 novembre alle ore 10 nella sede del Ministero. La nuova riforma elettorale siciliana è stato l'argomento affrontato ieri pomeriggio ad Agrigento dal corso di studi promosso da Forza del Sud, tra i relatori anche il deputato regionale Michele Cimino, con il quale abbiamo parlato anche dell'ultimo colloquio avuto con il governatore Raffaele Lombardo. Sentiamo.
Onorevole, che riforma elettorale vorrebbe Forza del Sud per la regione siciliana? Ma sicuramente una riforma elettorale che riduca i parlamentari e che nello stesso tempo mantenga sempre questo rapporto diretto fra i cittadini e il parlamentare, e speriamo che questo tipo di riforma possa anche essere una riforma condivisa a livello nazionale, perché è necessario creare le condizioni perché la selezione della classe dirigente avvenga in modo similare, e non è possibile pensare che in Sicilia ci sia un modello proporzionale con la preferenza e a livello nazionale invece si ha oggi una nomina dall'alto con delle liste bloccate, creando una discrasia tra ciò che è il Parlamento regionale e ciò che è il Parlamento nazionale. Questi corsi di formazione che il partito sta organizzando vuole soprattutto creare le condizioni per mettere in esame diversi modelli elettorali, diversi sistemi di governo e creare le condizioni anche per poter fornire una proposta politica innovativa e nello stesso tempo anche condivisa. L'incontro di ieri col governatore Lombardo, cosa prospetta per il futuro? Ma prospetta per il futuro la capacità di Forza del Sud di essere un partito del territorio, un partito che crede nell'alleanza con il PDL ma anche con il Terzo Polo e che vuole creare le condizioni per ricostruire un nuovo centrodestra e magari ecco un centrodestra fortemente radicato nel territorio. Rosario Manganella resta sindaco di Favara, lo ha deciso il TAR Sicilia, che ha rigettato la richiesta di annullamento del verbale di proclamazione degli eletti al Comune di Favara avanzata dalla candidata al Consiglio Comunale non eletta Antonietta Vita dell'MPA. La stessa aveva proposto ricorso richiedendo anche il rinnovo delle operazioni elettorali nella sezione 35 per presunte irregolarità riscontrate durante lo spoglio. In giudizio si era costituito il Comune di Favara nella persona del sindaco, che è stato rappresentato dall'avvocato Girolamo Rubini, un nutrito numero di consiglieri comunali rappresentati dagli avvocati Giuseppe Impiduglia, Lucia Alfieri e Giuseppe Limbrici. Continuano le operazioni di riorganizzazione della nuova UDC di Canicattì dopo il riordino gestionale ed organizzativo del partito, con l'incarico di coordinatore affidato ad Angelo Caico e Paolo Ingrao si incominciano ad avere nuove importanti adesioni. Nei giorni scorsi si è riunito il direttivo locale ed ha ratificato all'unanimità l'adesione al partito di Rita Mantione, ex consigliere comunale, e di Giovanni Fazio. Grande soddisfazione è stata espressa da tutto il direttivo per la designazione a coordinatore provinciale dei giovani UDC di Vincenzo Cutai e di responsabile regionale dell'ufficio stampa dell'UDC di Giuseppe Merulla. È tutto pronto a Canicattì per la prima edizione della Fiera Vivi Città, stand pronti in Corso Umberto ed in Viale Regina Margherita per ospitare prodotti tipici locali che faranno d'antipasso al momento clou della serata di oggi, e cioè il concerto dei Tinturì. L'intervista. Sono in fase di ultimazione i lavori di sistemazione dei vari stand che questa sera animeranno Canicattì nel primo Vivi Città. Sì, come già hai anticipato, stanno concludendo, diciamo, per dare il via a questo primo Vivi Città. Saranno diversi gli espositori, ci saranno prodotti tipici un po' del posto, ci saranno diverse, diciamo, attività di intrattenimento e delle varie manifestazioni un po' sparse per le vie, e dopo, per concludere stasera alle 20:30, ci sarà il concerto dei Tinturia che concluderà un po', diciamo, la serata. Ecco, l'obiettivo di questa iniziativa è quello di promuovere le realtà economiche locali. Sì, e in poche parole portare un po', diciamo, la gente nel centro storico, che è già da diversi anni.